Oggi registro un video diverso perché vi volevo raccontare la mia esperienza. Non so, succedono tutte a me, io va bene, sono allibita. Vi piacciono le unghie? Queste sono mie, nel senso che non sono finte. Oggi le ho fatte perché era passato un mese da quelle che avevo, sono molto belle, ho scelto un colore così, con una fantasia, guardate che carine, belle belle, vero? Allora, vi voglio raccontare la mia esperienza, non so se conoscete il brand Coach. Sono veramente molto molto incavolata con questo brand e credo che aprirò lunedì una diffida legale. Per fortuna ho pagato con PayPal, però mi dà quasi fastidio perché PayPal penserà: ma cavolo, succedono tutte a lei. Allora, ho comprato la borsa il 22 di febbraio. Mio marito mi ha detto: prendila subito perché a fine mese vanno via i saldi, così ti arriva per il tuo compleanno. Mi è arrivata il 1° marzo, ho sballato la borsa completamente macchiata, con macchie grossolane. Guardiamo, adesso ve le faccio anche vedere, non so se si vedono. Ok, ho preso un secchiello, una Laura bag color felce chiaro. Arriva l'1° marzo al mattino con Corriere Bartolini, come sballo la borsa tutta macchiata, non l'ho neanche sconfezionata tutta, cioè ho guardato subito la parte che era scoperta e tutto il resto, cinghie così, l'ho lasciata intatte. Ho richiuso tutto, scatola, bigliettino che era per il compleanno, e l'1° marzo al pomeriggio la borsa l'ho rimandata indietro. Il 3 marzo dalle poste risulta consegnata, perché ho tenuto anche il tracking e la ricevuta, presso i loro depositi in Italia. Dall'Italia poi doveva andare nei Paesi Bassi con un loro corriere, ok? Quindi per me la mia responsabilità è finita nel momento in cui io ti ho reso il pacco, ti ho documentato con email e con foto tutto quanto, il pacco risulta consegnato, dall'Italia all'Olanda non si sa che fine ha fatto, hanno usato il loro corriere, la responsabilità non è mia. Se vado a vedere la politica dei resi, 7-10 giorni, decorsi 10 giorni, se ancora non si sa nulla scatta il rimborso. Abbiamo fatto 25 email, abbiamo parlato, mio marito ha telefonato 2 volte a New York perché compone il numero italiano e va direttamente negli Stati Uniti. Ha parlato 2 volte con le 2 operatrici chiedendo il rimborso, nessuno si fa vivo. Oggi mi arriva una mail dicendo che loro non possono rimborsare perché la borsa non è arrivata. No, gli ho detto scusate, cioè l'avete persa voi con un vostro corriere, io ci devo rimettere soldi e oggetto, ma stiamo scherzando? Allora li ho minacciati, gli ho detto guardate che io apro una diffida legale, e loro mi hanno detto se lei apre la diffida con PayPal lei non prende neanche un soldo. Ma dico, ma scherziamo? Ma questa è una cosa veramente vergognosa. Io che sono una cliente Coach da anni, questo è il trattamento, uno schifo assoluto. Io giuro, la stessa cosa mi è successa con Michael Kors e sono 3 anni che da Michael Kors non compro più niente. Sta succedendo con Coach, anche Coach non mi vedrà più perché non è così che si fa. Voglio dire, la responsabilità è tua, tu hai preso il corriere dall'Italia all'Olanda, tu hai perso il pacco, io ti ho pagato, io devo rimettere soldi e oggetto? Ma diamo i numeri proprio. Io vi faccio vedere adesso il numero delle mail che ho mandato, giusto per correttezza, anzi vi faccio vedere anche l'ultima, che è proprio l'ultima, come mi ha detto mio marito, perché oggi avrebbero dovuto scrivermi, in realtà non mi hanno scritto. Allora io ho mandato questa mail, che ho pubblicato anche su Instagram, quindi se volete andare a vedere sulla mia pagina Instagram andate pure, come a 68 Nella. Nel frattempo, se vi va di supportarmi con un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i video futuri. Allora gli ho scritto: faccio riferimento alle 1000 mail e alle chiamate fatte dal mio marito presso il vostro Customer Care Coach per ben 2 volte. Abbiamo parlato con Maria e con Filomena. Allego per l'ennesima volta foto della borsa ricevuta danneggiata, macchiata in modo grossolano, resa l'1° marzo con vostra francatura e senza neanche sballarla tutta. Risulta ricevuta presso i vostri depositi in Italia con conferma delle poste italiane. Se da Italia a Olanda la borsa non è arrivata, non è colpa mia. Il corriere è il vostro, è una vostra responsabilità. Con domenica 15 sono esattamente 15 giorni lavorativi, come da vostre condizioni di vendita che dicono 7-10 giorni lavorativi per i rimborsi. Se non procedete al rimborso entro domani, quindi domani sabato, da lunedì parte una diffida per il recupero dell'importo. Questa è l'ultima mail di avvertimento. Oltre che a peggiorare la situazione, non comprerò mai più un prodotto Coach. Avete sicuramente perso una cliente. Antonella Patella Giorgia. È una vergogna. Una vergogna, ragazzi. Io non ho mai pensato che un brand
così serio e di un certo spessore come la coach possa essere conciato in questo modo con assistenza clienti. Una porcheria disumana. Questa è la mia esperienza. Io non comprerò mai più, guardate, un prodotto della Coach, ma neanche se mi viene offerto sul vassoio d'argento, perché un atteggiamento così, chiediamo di essere chiamati e dicono non possiamo chiamare perché abbiamo le linee intasate, le linee occupate. Ma cioè, è una cosa allucinante. Alle mail non rispondono, uno cosa deve fare? Scusate, io ho pagato 237 euro, in realtà erano 297, il portachiavi me l'hanno stornato, quindi mi hanno addebitato solo l'importo della borsa 237, la borsa è arrivata in una settimana ed è arrivata completamente rovinata. Io ho mandato indietro tutta la situazione, compreso anche due righe che allegavano il collo, una vergogna disumana. Adesso mi auguro di recuperare i soldi, per così me ne compro un'altra di un altro brand. Mi dispiace aver parlato così, aver messo a confronto, scusate, Tory Burch con Coach. Se vi ricordate, in un video che ho registrato precedentemente, ve lo rilinko nel pallino info qua in alto. Ma mi devo ricredere. Chiedo scusa a Tory Burch, mi devo ricredere, davvero, mi devo ricredere perché Coach è vergognoso, il servizio di Coach è vergognoso. Le borse sono belle, ma ragazzi, se dietro a un oggetto non c'è una rete di assistenza, è un dramma perché può capitare qualsiasi cosa, questi brand vendono in tutto il mondo e cioè uno non è che può perdere i soldi. Poi pensate il gioco losco che hanno fatto, perché in un primo momento mi hanno detto: se vuole riacquistarne un'altra, rianticipa di nuovo i soldi. Nel momento in cui parte l'ordine, io le faccio immediatamente il rimborso. Furbi, se ricompro da voi e vi ridò di nuovo altri soldi, allora ti ridò i miei. Il problema è che io non posso anticipare perché in questo periodo ho comunque il dentista da pagare e quindi è fuori discussione. E poi perché devo andarlo a pagare di più quando io l'ho comprato in saldo? Primo. Secondo, non mi piace il gioco. Ok. Allora io ho detto, vabbè, prendo un attimo di tempo per pensare, se entro questa settimana, cioè oggi che è venerdì, non ho notizie, mi dispiace, io chiedo il rimborso. E così è stato, io ho chiesto il rimborso e mi dicono che i soldi non me li possono dare, come se compravo da voi, compravo da loro un altro articolo, sì, ma per rimborsarmi quello che io ho pagato di un articolo che loro hanno perso, non mi danno neanche un soldo. Ma io questa cosa davvero vado a striscia la notizia. Perché è inaudita una cosa del genere, inaudita. E comunque io, mi dispiace, se entro domani mattina non ricevo niente, io domani chiamo PayPal e apro un contenzioso. E se loro non mi ridanno i soldi in 15 giorni, PayPal glieli preleva automaticamente e resta la segnalazione come venditore comunque non ok, punto. E resta, mi dispiace, non me ne frega niente che loro poi hanno questa immagine, però è quello che danno, cioè assistenza zero, assistenza zero. Ok, io spero di recuperare al più presto, entro 10-15 giorni, i miei soldi perché la borsa mi serve, non ho una borsa primaverile. Appena ricevo il credito, mi compro un altro secchiellino della Tory Burch perché io volevo il secchiello che comunque mi piace tanto. Avevo idea di prenderlo appunto verde perché è un colore di tendenza ed è un colore comunque primaverile. E finché non mi ridanno i soldi, io non posso anticipare e voglio dire un altro ordine. Quindi aspetto il rimborso e quando riceverò il rimborso acquisterò da Tory Burch. Ma Coach non mi vede mai più. Questo è tutto, volevo condividere con voi questa esperienza, state bene attenti a questo punto, se volete comprare una borsa Coach in questo periodo state bene attenti perché mi è successa questa cosa e vi aspetto alla prossima sul mio canale Numerosi e vi abbraccio. Ciao ciao ciao!